Salve cari amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan che vi parla per una ennesima trasmissione nel canale di YouTube Santen Chan, perché in altri luoghi non li carico i video. Bene, bando alle ciance, che non so che cosa sono. Voglio fare questo video per parlare del bi e del ba. Innanzitutto vi ringrazio per aver visto molte volte il mio video, il mio ultimo video, nel quale commento il commentario di Jovanotti sul governo mondiale, sui Bilderberger, su quella riunione o assemblea dove avrebbe partecipato. Naturalmente voi avrete osservato che avevo un tono aneddotico e ironico. Comunque, in molti mi hanno chiesto, anche nel mio Twitter, Santen Chan, ma allora tu sei scettico? Ma come? Se hai già espresso delle opinioni al riguardo, perché ti mostri così scettico? Non ci credi? Per te non esiste nessun complotto? Beh, faccio questo video perché voglio rispondere a questi interroganti. E innanzitutto premetto una cosa: sono le abilità canore di Povia e di Jovanotti, un'altra cosa è che si mettono magari pieni di buona volontà a fare dei video dove vogliono fare delle lezioni di economia. Certo, chi governa il mondo ci fa capire come il sistema bancario sia realmente crudele. Con rispetto invece a quello che dice Jovanotti, e lì avrei dei dubbi, perché non ho ben capito che facevano i surfisti poi. Comunque, per entrare nel dettaglio, diciamo che in fin dei conti non c'è mai stato nessun complotto, nel senso che tutto quello che succede è veramente costituito da norme e leggi che fanno approvare sotto gli occhi di tutti quei partiti politici che la gente vota. Quindi, se stiamo di merda in Italia, è colpa dei politici. Chi ha permesso di riscuotere le tasse a una ditta terziarizzata? I politici. Così come i politici in Nord America hanno permesso alla Federal Reserve di imprimere denaro con delle leggi. E quindi, per così dire, questo del complotto è una forma di attirare facilmente l'attenzione su fenomeni sociali, politici ed economici che non sono per nulla nessun complotto, ma è il modo in cui funziona il capitalismo selvaggio, il neoliberalismo selvaggio. Quindi basta leggere i libri del passato per darsi conto che i processi economici di macro e microeconomia che tanto preoccupano le persone e vengono scambiati per dei complotti, non sono dei complotti. È la forma stessa in cui certi soggetti vogliono muoversi nell'economia globale mondiale attuale. Quindi io non parlerei tanto di complotto, ma dei lati oscuri dell'economia capitalistica e liberale e neoliberale. Quindi i veri problemi vengono quando, invece di voler discutere di queste cose conoscendone bene il funzionamento, i paradigmi e le strutture concettuali, si va a inventare l'idea di un complotto per cui ci sono degli agenti che fanno delle cose per arte di magia, complottando. Che quando uno dice fanno dei complotti, sta dicendo tutto niente.
perché significa che ci sono delle persone nell'oscuro che operano facendo chissà che cosa o come per ordire contro la società. E allora è come il credo religioso: c'è Dio che per emanazione fa le cose, non si sa come. Invece non è così, bisogna andare a vedere in tutti i periodi storici, in tutti i luoghi dove ci sono state delle rivoluzioni economiche, che hanno fatto i soggetti politici ed economici per accelerare i processi. Quindi non c'è complotto. Questo non significa che non ci siano i problemi nell'economia, o che non esista il signoraggio bancario, o la sovranità monetaria non sia stata ceduta. Ma non per complotto, per arte di magia. Perché i politici e gli economisti a volte promuovono delle leggi, varano dei comportamenti che veramente sono lesivi per la società, senza nessun complotto. Tu quando vai a votare non fai un complotto, però sai per chi stai votando, sai che il PD e PDL non volevano far scadere il contratto con Equitalia. Non è nessun complotto se poi Equitalia continua a riscuotere le tasse guadagnandoci, perché tu hai votato i politici sbagliati. Quindi ecco che la teoria del complotto, da un lato, stimola le persone a indagare, ma dall'altro c'è l'inconveniente che otturde l'intelletto della gente, facendogli credere che tutto si può spiegare perché c'è un complotto. Non c'è un complotto, ci sono dei seri e ben studiati progetti economici da parte delle banche, del sistema finanziario e capitalistico, per destrutturalizzare certi processi economici che prima erano solo appannaggio della politica. Quindi è la teoria del neoliberalismo che lo Stato deve diventare sempre più piccolo nella sua influenza, fino a quasi a sparire, e che invece le banche, il sistema monetario, si deve interessare della vita economica di un paese. Vi posso garantire quindi che non è nessun complotto. Poi certo c'è molto spregio e molta arroganza in riunioni come quelle dei Bilderberger, perché non vogliono discutere con altri le cose che loro decidono che si devono fare nell'economia. Quindi non possono partecipare né politici né giornalisti. O partecipano i politici e i giornalisti che sono funzionali agli interessi di quel club privato di banchieri ed economisti e finanzisti che è il club dei Bilderberger. Quindi non c'è un complotto, c'è molta arroganza, questo sì, e molta impotenza da parte delle istituzioni di imporre un'agenda che valga per tutti. Poi c'è anche da dire che magari uno Stato, cedendo la propria sovrania monetaria, si svincola dal possibile fallimento della propria moneta, e che le industrie possono accedere all'erogazione di più credito molto più facilmente, anche se ultimamente sta succedendo il contrario. Il capitale, che dovrebbe essere il tesoro delle nazioni, sta uccidendo le nazioni. Adam Smith scrisse Il tesoro delle nazioni, che era il capitale, e adesso il capitale è tutto meno che il tesoro delle nazioni, è il debito delle nazioni, perché l'egemonia è passata, grazie a accordi politici, alle banche, agli enti erogatori del denaro, che dovrebbero invece soltanto amministrare la ricchezza di una nazione. Thomas Jefferson, mi sembra che l'hanno ucciso per questo. Anche Kennedy. E dall'altra ci abbiamo il marxismo, che diceva che il tesoro delle nazioni era il lavoro. Però se guardiamo ultimamente nel mondo, sembra che il lavoro non è apprezzato più come una volta. Quindi non è più la ricchezza delle nazioni, né il capitale, né la forza lavoro, il capitale lavoro.
le cooperative bianche, rosse, blu, verdi, gialle sono più che altro interessate nel fare denaro con il pizzo e la tangente che non con il lavoro. È molto triste questo, ma è la realtà. Allora, vogliamo la sovrania monetaria per poter non considerare più il debito nazionale come un limite alla qualità di vita dei cittadini? Però siamo disposti a un decrescimento, a una decrescita moderata del nostro potere acquisitivo e industriale? Oppure vogliamo mantenere un alto tenore di vita e di consumo e quindi non sarà possibile recuperare la sovrania monetaria, perché la sovrania monetaria non ti permette di indebitarti tanto, perché ci deve essere una garanzia materiale sul circolante. Invece l'emissione frazionata di moneta e anche da parte delle banche di crediti, debiti e prestiti permette di gonfiare l'economia, perché circola più denaro di quello che può essere garantito. Con una base in oro o in argento si controlla l'emissione di moneta. Infatti, sovrania monetaria significa anche controllo dell'emissione della moneta. Quello che non tutti hanno capito: l'Unione Sovietica, il paese comunista per eccellenza, non aveva rinunciato al denaro. Solo Pol Pot nella sua follia voleva distruggere le banche, il denaro, le banconote. L'Unione Sovietica non rinunciò al rublo, né alle banche, né al sistema economico. Era un'economia di Stato. Circolava denaro, circolavano soldi, cioè in realtà il denaro è un concetto astratto, circolavano strumenti creditizi e di debito, quindi anche banconote, strumenti creditizi, però avevano come base la produzione nazionale, tutti i beni materiali che si producevano. Quindi era un circolante limitato alle ricchezze prodotte che potevano garantire per il rublo, incluso l'oro, che ci avevano una grande riserva d'oro. Di fatto poi venuto Yeltsin, quando è caduto il comunismo, e hanno fatto man bassa delle riserve d'oro in Russia, sparivano. Però un capitolo a parte: in Russia non avevano nessun problema, perché con il socialismo sovietico, il socialismo realista, il potere acquisitivo dei russi era molto basso, non era una società votata al consumo. Quindi limitare la circolazione di banconote, di moneta, non era dannoso per l'economia sovietica, perché il più grande consumatore di beni e servizi era proprio lo Stato, che gli elargiva i beni e servizi ai cittadini russi, dandogli casa, macchina, metropolitana. Quindi tutto costava molto poco, perché era un prezzo politico. Quindi non avevano il problema della crescita industriale, era una crescita molto controllata. E quindi il circolante era molto limitato, potevano pagare gli stipendi, i salari, le pensioni e basta. Però non c'era questo consumismo selvaggio di un modello di telefono nuovo ogni mese. C'era un'industria di Stato che faceva i telefoni, punto. Ne faceva quanti servivano ai cittadini. Erano 40 milioni di telefoni nuovi che dovevano produrre, li producevano, basta. E lo compravano a un prezzo politico, perché valeva di più produrlo e lo facevano pagare di meno. Quindi era un'espansione moderata dell'economia, molto moderata, che infatti è per questo che si chiamava secondo mondo, il mondo del blocco dell'est, perché non era il terzo mondo povero, c'aveva un tenore di vita, ma non arrivava a essere alla stessa altezza del tenore di vita del primo mondo industrializzato. Era fra il primo mondo e il terzo mondo, era il secondo mondo. Non stavano male, ma non stavano bene secondo i nostri parametri,
Che cosa invece succede negli Stati Uniti? Che le industrie hanno bisogno di un rogito di denaro selvaggio. Se tutto questo denaro fosse garantito da riserve in oro, dovrebbero avere 10 volte la quantità di oro non soltanto esistente nei caveau di tutto il mondo, ma anche 100 volte la quantità di oro esistente nel pianeta e che non è stato estratto perché ancora non lo hanno fatto o perché è impossibile estrarlo. Troppo oro, e non riuscirebbero mai a gonfiare l'economia di nuovi finanziamenti. Non ci sarebbe stato il boom di internet, che internet sono beni e servizi virtuali o astratti che necessitano di milioni, forse miliardi di dollari in investimenti per qualcosa che non è tangibile. E come supporti quegli investimenti? Con dell'oro, dell'argento, dello stagno? Dovrebbero indebitare le ricchezze degli Stati Uniti materiali 100 volte. Vabbè che in parte qualche maligno dice che lo facciano finanziando le guerre, però non gli basterebbe. Invece l'emissione frazionata di prestiti e il signoraggio bancario permettono di emettere denaro dal nulla, anzi dai debiti nascono le ricchezze. Più in America una impresa, un'industria si indebita, più è un'industria ricca, perché ha potenziale. Infatti in Nord America, al contrario che in Italia, se tu volevi un'altra carta di credito dovevi avere debiti nella precedente, se no non ne avevi una nuova. In Italia invece, se tu avevi dei debiti, non ti davano manco la prima carta di credito. Là dovevi dimostrare che consumavi. In Italia invece dovevi dimostrare che risparmiavi. Poi i paradigmi sono cambiati, soprattutto li hanno cambiato quelli della nostra classe dirigente. Beh, e così vi ho detto a grandi linee, e io anche se sono ragioniere non è che sono un economista, che non credo nel complotto, perché credo che bisogna ragionare in termini sostanziali di politica e di economia, non credere alle soluzioni magiche facilmente, perché nulla succede per incanto o per magia. Quindi complotto non ti fanno ragionare, rimani ragionando sui complot, sui massoni, sui Bilderberger. Ma perché succedono le cose? Il complotto, la teoria del complotto non te lo spiega, sono tutti cattivi contro di te. Quindi io non ce l'ho con i video di Povia e con l'intervista di Jovanotti, perché sì, il video di Povia mi è molto piaciuto. Chi governa il mondo? Ti fa capire che il sistema è marcio, però non dice in realtà la responsabilità della classe dirigente e politica italiana. Per esempio, abbiamo molti funzionari, dirigenti, burocrati che nessuno ha eletto, incarichi più importanti, con incarichi più importanti di tutti i politici che conosciamo. Nessuno li ha votati e stanno lì da decenni, forse da 50 anni. Arrivano a avere 70 anni, 80 anni che ancora stanno in carica. Io dico, è accettabile avere una vetusta classe dirigente, burocratica, amministrativa, che decidono più dei politici le sorti economiche del paese, in combutta con le banche? E non è un complotto, è così che per esempio i politici politicizzano le dirigenze di industrie e di banche, e i bancari infiltrano partiti politici, industrie, diciamo corporazioni economiche. Quindi è tutto un inciuccio. Ma è accettabile quindi che ci siano dei funzionari in ruoli
chiave per l'economia nazionale e regionale dell'Italia, che non si possa vedere quello che stanno facendo perché è tutto discreto o riservato, ma non perché ci sia qualche complotto, perché è così. La discrezionalità, che poi può permettere di fare i porci comodi a chi magari si porta a casa decine o centinaia di migliaia di euro in pensioni o in stipendi per fare niente, non sono complotto. E che la gente purtroppo si sta allontanando dalla vera politica, perché politica significa l'amministrazione della città cittadina, come repubblica significa ciò che riguarda gli interessi della cosa pubblica. Lo sapevate voi? Res pubblica significa interessi della cosa pubblica. Quindi Repubblica Italiana significa che è ciò che interessa a tutti i cittadini italiani. Lo Stato italiano è un ordinamento che non si può disciogliere. La nazione italiana è dove tutti noi siamo nati, ma la Repubblica è la politica che riguarda. Quindi la Repubblica è l'ente politico italiano. Quando si dice Repubblica Italiana si fa riferimento all'ente politico italiano. Lo Stato è lo Stato di diritto italiano e la nazione, patria o paese si riferiscono a tutti i concetti che hanno a che vedere con dove sono nati i tuoi genitori, dove sei nato tu, dove nasceranno i tuoi figli. Per quello che la Repubblica è l'ordinamento politico che coinvolge tutti i cittadini italiani democraticamente. Se tu rinunci a fare politica, non la politica dei partiti o delle ideologie politiche, ma la politica del coinvolgimento del cittadino negli interessi generali, rinunci anche ai tuoi diritti. Poi non ti lamentare, non parlare dei complot, perché sono tutti vaneggiamenti, non ci sono complot, ci sono delle posture politiche ed economiche che sono state varate ed imposte a dei tonti che non fanno politica, non sanno quello che votano i partiti politici nel Senato e nel Parlamento, e poi credono che le cose cattive siano tutte figlie dei complot, non delle decisioni economiche e politiche dei loro rappresentanti che votano senza sapere quello che vanno a fare poi nelle aule, perché Equitalia l'hanno difeso quelli del PD che tanto parlavano male di Equitalia. Quindi vabbè, questo sono il mio chiacchiericcio. Io sono contento che tutte e tutti voi mi seguiate, perché significa che il formato delle mie trasmissioni vi interessa. Poi questa mattina ho ascoltato di attentati nel Mediterraneo, uno in Francia e un, non so se in Tunisia, Algeria. Ma questo ISIS, questa globalizzazione del terrore, chi l'ha finanziato? Perché ci sono due modi per distruggere gli stati e i paesi. Uno che è dal di fuori, combattendo supposti terroristi, dittatori, minacce chimiche e nucleari, come si è fatto per Saddam Hussein, come si è fatto per Gheddafi, che poi si è scoperto, guarda caso, che non avevano armi chimiche e nucleari, ma che cercavano una sovrania monetaria propria. Finché governavano, certo, non posso dire che erano buoni, perché ammazzavano gente, è vero, ma migliaia all'anno. E non si sa se per repressione politica o per il maltratto, perché anche in Italia abbiamo avuto degli eccessi di forza da parte delle autorità, che sono morte delle persone, ma nessuno viene a bombardare il nostro paese per degli eccessi di autoritarismo poliziale, come per esempio nei fatti del G8. Però adesso che sono intervenuti in Iraq e in Libia,
distruggendoli questi paesi dal di fuori, forse si sono resi conto che così si attirano le ostilità di tutto il mondo musulmano e del resto del mondo. Vedi le manifestazioni di protesta e pacifiste in Italia e in Europa. Allora, come avevano capito i gesuiti, dei quali fa parte Monsignor Bergoglio, adesso Papa Francesco, se non puoi schiacciare un uovo dal di fuori, lo fai scoppiare da dentro. Questi sbandati in Iraq hanno lanciato un appello dicendo: fermate gli occidentali, perché la maggior parte di quelli dell'ISIS sono occidentali. Questi sbandati distruggono le varie nazioni dal di dentro, non dal di fuori. Non sono più attacchi dal di fuori e da potenze straniere, ma dal di dentro stanno destrutturando. Infatti distruggono la cultura, i siti archeologici, che adesso ci rimarranno solo libri. Magari arriveranno pure a distruggere le piramidi d'Egitto, il Partenone in Grecia, il Colosseo a Roma, perché basta che va uno con esplosivo, boom! Però ti dico che, non riuscendo più a sostenere distruzioni da fuori degli stati che volevano colonizzare, adesso provano a destrutturalizzare tutti gli stati e le nazioni e i loro regimi politici da lì dentro. E questa banda di sbandati che è l'ISIS probabilmente risponde a questi interessi di distruggere dal di dentro gli stati. Non so, però mi sembra tutto molto molto oscuro. Perché non riescono a fermarli? Che aspettano? Perché ogni tanto ci sono degli invii di armi che non vanno ai curdi, ma vanno all'esercito nero del califfato? Non si sa. Poi perché hanno tutti delle jeep 4x4 uguali, salite dallo stesso distributore? Perché indossano le stesse scarpe? Perché hanno un addestramento così professionale che assomiglia all'addestramento dei contractor? Non so, dico, ci stanno realmente spacciando questo ISIS per una minaccia esterna a Occidente, per promuovere politiche occidentali favorevoli agli interessi di chi? Oppure è veramente una cosa spontanea questo ISIS? Perché poi il fascino, la seduzione dell'ISIS colpisce i giovani occidentali più che islamici? Non lo so. Perché è più facile a quelli dell'ISIS reclutare persone in Europa, e in Europa del Nord soprattutto? È veramente inquietante. Perché allora che classe di musulmani sono? Ma io vorrei fare il commentario di qualche libro. Purtroppo non ho molti libri archeologici sui luoghi che sono stati distrutti dall'ISIS, cioè dell'Egitto. Ah, e poi a proposito del signoraggio bancario, della emissione frazionata di moneta, prestiti, ho letto in più di un sito internet, ma è poi in parte qualcosa che già sapevo prima, che nel Medioevo, per esempio, per controllare l'emissione di moneta, aveva il Vaticano obbligato, a parte i templari, che erano cristiani, ma gli ebrei a essere dei banchieri. In quel momento preferivano loro vendere frutta e verdura nei banchi del mercato e altre cose, piuttosto che essere dei banchieri, perché non rendeva molto. Poi si diceva che il denaro era lo sterco del demonio.
Io ho conosciuto, vivendo a Casalpaloco, molti gestori di sali e tabacchi che mi dicevano: guarda, io farei a meno di avere la concessione delle poste per vendere francobolli, marche da bollo, perché qua entra un delinquente, un ladro qualunque, per rubarmi questo album che vale milioni di francobolli, mi taglia la gola. Ma io, per stare qua a perdere tempo e non vendere il resto delle merci, guadagno solo dall'1 al 10%. Niente. Cioè ogni francobollo che vendo di 500 lire guadagno 50 lire. Chi me lo fa fare? Poi c'ho delle tasse da pagare. Quindi i banchieri o i bancari che avevano il banco nel mercato per locale, per il cambio, non guadagnavano molto. Una di queste famiglie, che però prestava denaro al Vaticano, era dei Rothschild e prestava anche a tutte le corone europee. Le corone europee si facevano guerra fra di loro e i Rothschild guadagnavano finanziando ogni guerra e quindi ogni corona, perché in ogni stato o regno avevano una filiale. Quindi uno può vedere nei Rothschild degli sfruttatori, ma in realtà erano sfruttati dal sistema politico ed economico medievale. Tornavano utili, erano comodi. Quindi, se la maggior parte degli ebrei erano obbligati dal Vaticano a essere banchieri, è logico che poi, finito il Medioevo e finito il dominio dei papi politico, non solo sulle coscienze, durante il Rinascimento, che si era valutato il denaro, già non era più lo sterco del demonio, ma era qualcosa che condusse evoluzionando con la finanza al boom industriale della rivoluzione industriale, già il denaro era qualcosa di appetibile. E quindi se ne privilegiarono chi storicamente sono stati messi obbligati nella situazione di essere bancari. Poi ne hanno preso beneficio. Quindi non c'è stato nessun complotto. E che li hanno obbligato a essere bancari. Anche ai Rothschild. Quindi io non so fino a che punto l'attuale finanza, il signoraggio bancario, eccetera, sono dei complot orditi dai Rothschild che gli danno così tanta importanza, perché più di un commentario in rete ha detto che in realtà i Rothschild sono stati e continuano ad essere i bancari del Vaticano. Tanto è vero che il Vaticano ha riserve in oro nel mondo, anche negli Stati Uniti, impressionanti, e che è uno degli agenti immobiliari più importanti degli Stati Uniti, il Vaticano. Molti credono che sono proprietari delle chiese, invece no. Il proprietario delle chiese in Italia è lo Stato italiano, che le finanzia e le restaura. Il Vaticano invece in Italia è proprietario di molte industrie moderne e spa per turisti e hotel, eccetera. Tutte cose redditizie che non hanno un valore inerziale come musei con quadri, chiese, cattedrali. Quelle sono tutte proprietà dello Stato italiano che gestisce il Vaticano, fra l'altro, però di proprietà dello Stato laico italiano. Noi abbiamo votato per l'abolizione dell'8 per 1000 obbligatorio e possiamo scegliere a chi dare il nostro 8 per 1000 e 5 per 1000. Però poi lo Stato lo presta comunque al Vaticano, quindi alla fine è come la finanziazione pubblica dei giornali e dei partiti. Noi abbiamo votato perché si aboliscano e poi alla fine il denaro lo prendono da qualche altra parte. Come il Batman insegna, no? Però ecco, ci stanno tanti temi e quindi bisogna vedere che almeno da Papa Wojtyla, Papa Paolo, Giovanni Paolo II in avanti, i papi sempre si presentano con una voce ingenua, candida, che ci dicono: non abbiate paura di Cristo, Cristo viene da voi, la Chiesa è povera ed è per i poveri. Che coraggio, no? Però perché non danno un po' delle loro ricchezze ai poveri? Che
che tanto si critica Wall Street e i Bilderberger come i concentratori delle ricchezze di tutto il mondo, e poi non si va a guardare che il Vaticano è socio dei Bilderberger, è azionista con i Bilderberger e c'ha le stesse ricchezze, se non di più. E poi vengono a darci la lezione di morale che uno Stato come l'Italia si deve indebitare per prendere sempre più extracomunitari, quando loro, ossia adesso questo Papa Francesco ha dato 50.000 euro dei suoi risparmi o 50.000 dollari per curare gli extracomunitari. Ma perché invece non gestisce le finanze del Vaticano dando allo Stato italiano 50 milioni di euro? Dobbiamo fare una finanziaria aggiustata, perché spendiamo milioni di euro per soccorrere gli extracomunitari e i naufraghi in mare. E non ce la facciamo più perché ci stiamo rovinando. Il Vaticano dice che non bisogna speculare sulle disgrazie. C'è Roma Capitale, la mafia capitale di Roma, che ci mangiava, cooperative bianche e rosse sull'immigrazione illegale, e il Vaticano c'ha migliaia di miliardi in fondi in oro, in titoli e tutto, ma non mette neanche un centesimo per aiutare lo Stato confinante, lo Stato italiano. Quindi vabbè, cioè mi sembra, poi bisogna dire che la globalizzazione l'hanno voluta in molti, non solo i capitalisti. I sovietici parlavano dell'internazionale e quindi del cosmopolitismo, e il Vaticano nei secoli passati, con i gesuiti che si infiltravano nelle corone europee ma anche nelle colonie, volevano, assieme a molti altri soggetti del Vaticano, i gesuiti volevano un governo mondiale. Quindi il pensiero unico e la globalizzazione non sono appannaggio dei neoliberali capitalistici ed industriali. Già San Paolo parlava dell'uomo nuovo in un mondo nuovo che doveva essere tutto converso al cattolicesimo. Di fatto cattolico significa ecumenico, la sfera vissuta dall'uomo, come disse Arnold Tonenbaum. L'ecumene è lo spazio fra cielo e mare, la terra vissuta dagli esseri umani. Quindi l'ecumenismo cattolico, che si raffigurava con il dominio della sfera, poi dicono che credevano che la terra era piatta, però i sovrani avevano una sfera a simboleggiare il loro dominio mondano. L'ecumenismo cattolico non è nient'altro che la globalizzazione capitalistica post comunista, e non è nient'altro l'ecumenismo cattolico che l'internazionale sovietica cosmopolita. Quindi il pensiero unico c'è sempre stato, che chi ha potere vuole imporre i propri paradigmi e dogmi. Dogmi significa che imponi una dottrina di pensiero e che le persone la devono realizzare con aderenza. Quello è essere dogmatico e paradigmatico, pragmatico. Vabbè, ho denocciolato alcuni temi che mi erano cari. Adesso però vi devo lasciare, perché sennò il video mi viene pesantissimo con questa filmatrice Everio Ilarga VC Japan Video Company, perché sto filmando in qualità e risoluzione normale 7,40x480, credo 5,5 megapixel. Beh, vi lascio parlando del B e del Ba un'altra volta. E arrivederci, speriamo di poter fare presto altri video, perché ultimamente ho avuto molto da fare, però non voglio trascurare il mio pubblico, tutti voi che ultimamente siete aumentati fino a 850 iscritti, poi adesso state decrescendo di uno o due al giorno. Io ho letto anche dei libri di decrescenza, però purtroppo non ce li ho più.
e le visioni del canale aumentano, a volte 250 al giorno, a volte 1000. Vi ringrazio a tutte e tutti, cercate di diffondere i miei video perché io sono disoccupato. Forse YouTube mi arriverà a pagare. Comunque grazie di seguirmi in Twitter, Facebook come Satenchan ed anche Google Plus. Io già vi ho detto in alcuni video che sto per lasciare, perché c'avevo un profilo Gabriele Ezechiel a Facebook, perché ti fa tanti controlli di identità. Però guardate quei video dove io parlo di Facebook, gli ultimi video fatti. E poi sto in Instagram, ogni giorno carico materiale nuovo. Quindi arrivederci a tutti dal vostro Satenchan e grazie di seguirmi. Ciao.